Allora, salve. Adesso vi mostro come scaricare un programma che si chiama LibreOffice ed è sostitutivo di Microsoft Office, un programma totalmente gratuito, quindi con licenza free, che potete usare al posto di Office, visto che Office è a pagamento, questo qua è gratuito. Lo potete scaricare adesso, ho già aperto la pagina da questo link. Questo che vi mostro adesso va scaricato da qui, cliccando su download gratis, parte, si apre questa pagina ovviamente, dove potete cliccare direttamente qui, si dovrebbe aprire il link cliccando qua sopra. Se non parte in automatica, si clicca qua, ma come regola dovrebbe partire. Altrimenti clicca qua e il programma va a scaricarsi. Una volta scaricato, lo installate sul vostro PC. Non penso che vi devo dire anche come si installa, perché quella è una cosa presumo semplice. Una volta scaricato il pacchetto, quindi lo andate ad installare e il programma che vi si apre è questo qua. Andiamo qua. LibreOffice, dove sta FG? Poi eccolo qua. In LibreOffice abbiamo Office base, abbiamo il Excel, questo che chiama calcolatore, ma sarebbe l'Excel di Word. Abbiamo questo sarebbe LibreOffice Writer, è come se fosse Microsoft Word. Questo è matto, vabbè, questo è il database, questo è Excel, insomma, quello che a noi interessa sono Excel e diciamo Word. Questa cosa si chiama Writer, ma sarebbe Word, ecco qua. Questa è l'interfaccia, non è Word, ma è molto semplice per editare testi, ovviamente. Che ha tutte le funzioni tipiche come quelle di Word, insomma, ovviamente. Quindi possiamo fare un po' proprio come in Word. Ecco qua. Se voglio, vabbè. File, nuovo documento di testo. E questo ci permette oltretutto di esportarlo anche direttamente in PDF, una funzione molto comoda che non aveva Word, anche se adesso le ultime versioni di Word ce l'hanno anche loro, ma prima non c'era Word. Questi invece ce l'hanno sempre avuto, se non sbaglio. Ecco qua, se questo documento lo voglio editare in PDF, basta che vado qua e lo vado a salvare in PDF, come dire, estensione PDF. Ok. Quindi vi ho fatto vedere come potete scaricare un programma gratuito, non salvare, che è gratuito, insomma, quindi non avete bisogno di una licenza, di pagare una licenza di Office. Un saluto e al prossimo programma da consigliarvi. Per scaricare, c'è da consigliarvi gratuitamente. Allora, salve. Adesso vi mostro come scaricare un programma che si chiama LibreOffice ed è sostitutivo di Microsoft Office. Un programma